Groppo Paolo, l'azienda si chiama Termoidrica SRL. Ho iniziato nel 91 come dipendente, nel 96 mi è stato chiesto di entrare in società e io ho accettato ovviamente con entusiasmo. Poi il titolare storico è andato in pensione e io sto continuando questa attività. Facciamo impiantistica civile e industriale sia per quanto riguarda il privato che il pubblico. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché innanzitutto lo è diventato il fondatore dell'azienda e l'ho visto orgoglioso di questa cosa al tempo e si è presentata questa occasione e l'ho colta anch'io, insomma. Penso che il problema più grande in questo momento sia proprio fare una squadra di giovani. Mancano anche scuole professionali, secondo me, che potrebbero aiutare molto. L'opportunità è che non impara un lavoro, ma impara un mestiere dove c'è tantissima richiesta. E un giovane, secondo me, ha la possibilità di avere lavoro per sempre nel momento in cui impara questo mestiere. Con l'andare avanti dell'età di tutti, diminuiscono le energie, sicché forse i giovani sono sempre di grande aiuto e di stimolo e mantengono l'azienda vivace. La parte bella di questo lavoro è che è in continua evoluzione, non fai mai le stesse cose, continui a creare. Oggi anche il cliente finale è sempre più attento al risparmio energetico, all'impiantistica più moderna. Anche da parte nostra c'è il bisogno di una continua ricerca in tal senso per poter soddisfare, insomma, le esigenze attuali, per dare classi energetiche sempre migliori in tutte le abitazioni.